Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Varallo in provincia di Vercelli, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Varallo è conosciuto nel mondo per il suo sacro monte, non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Varallo! Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti e dobbiamo subito dire che qui siamo all'interno del comune, che è un bellissimo edificio storico. Certo, qui era stata una bellissima villa degli imprenditori Durio, che erano degli imprenditori nel settore turistico alberghiero, avevano fatto la fortuna in Spagna, a Barcellona, poi dopo, come in tutte le famiglie, si passa da generazione a generazione, è ritornata questa villa a un'altra proprietà, la famiglia Grober, e poi anche lì la famiglia Grober l'ha venduta al comune, quindi noi siamo qui circa dal 1985. E qui abbiamo un po' un viale delle ville, perché ci sono altre qui ville. Qui di fronte abbiamo un bellissimo giardino, abbiamo una bellissima passeggiata, un viale magnifico, quindi la strada, con il viale al sabato, la domenica e durante il periodo estivo si cammina molto volentieri, bene, e ci sono tantissimi turisti che vengono qui da noi a Varallo. I primi scritti di Varallo li abbiamo intorno all'anno 1000. All'anno 1025, quindi la città proviene, Varallo proviene dal titolo da Var, ossia città fortificata. Quindi nel nostro stemma abbiamo il cane, abbiamo le torri, quindi è proprio una città che piace alla gente. Difatti me lo dicono sempre, tu Pietro, mi chiamano Pietro, qui mi conoscono tutti, mi dicono sei fortunato di essere il sindaco di questa città, ma non soltanto dei cittadini varallesi, ma del circondario, chi mi conosce anche altrove, quindi dalle frazioni, dalle città vicine. Me lo dicono, è una bellissima città, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questa bella città. Bandiera arancione del Touring Club italiano, sì, tanti riconoscimenti, tanti. E anche comune fiorito. Anche comune fiorito, difatti io ho partecipato a diversi eventi che ci sono stati sia come bandiera arancione che come comune fiorito e ci hanno fatto tutti veramente tante tante lode, perché è una città che merita proprio di essere visitata. Un territorio molto vasto con tante frazioni. Sì, abbiamo un territorio vastissimo, quindi abbiamo circa 88 chilometri quadrati e 180 chilometri di strade, quindi abbiamo da lavorare tantissimo. E le frazioni sono molto belle, abbiamo sulle 14 frazioni e poi anche diverse località che sono frequentate anche qui durante il periodo estivo da gente che ritorna ancora nelle vecchie case dei loro genitori. Una storia antica che poi si lega alla contemporaneità, perché abbiamo anche dei murales all'interno del centro storico. Sì, sono state bellissime. Murales che abbiamo fatto in qualche anno fa in alcune facciate di case, le abbiamo decorate con dei dipinti che richiamano Prudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, due grandi artisti del Cinquecento che hanno lavorato sia qui in città che al Sacromonte di Varallo. Tra l'altro c'è stato anche il Papa che ha fatto la visita qui a Varallo. Sì, è stato Giovanni Paolo II nel 1984, è stato qui nel mese di novembre, mi ricordo benissimo che gli ho dato la mano su al Sacromonte e lui era inginocchiato poi davanti alla Cappella della Crocifissione. Ho proprio questo bel ricordo. Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Varallo? Invito tutti i nostri, chi ci vede, a venire a Varallo. Ci sono tantissime belle cose, sia per quanto riguarda il paesaggio, la cultura, lo sport, il turismo, c'è di tutto. Quindi invito proprio a venire da noi qui a Varallo, perché è una città bellissima, è una valle bellissima, con tutte queste belle frazioni. Lei conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito. Venite a Varallo, vi aspettiamo nel dialetto locale. Io a Varallo, suma qui che va spicciuma. Grazie sindaco e noi continuiamo la nostra passeggiata. Adesso andiamo ad incontrare il parroco di Varallo. Thank you.
adesso siamo all'interno della bella collegiata dedicata a San Gaudenzio e con Don Roberto Collarini andiamo a presentare la comunità cristiana di Varallo. Sì, la comunità cristiana di Varallo è una comunità molto ricca, composita, proprio abbiamo un sacco di associazioni ecclesiali, abbiamo delle confraternite che si occupano delle nostre chiese, soprattutto di questa e della chiesa di San Giacomo. Direi una comunità vivace, una comunità che ha una bella storia. Varallo in fondo è stata un po' la capitale della Valsesia per tanti secoli e quindi questo probabilmente ha fatto sì che anche le comunità cristiane insomma, fossero consapevoli del loro ruolo e questo li ha portati ad essere molto creativi. E tutta questa bellezza è proprio la dimostrazione della fede degli abitanti di Varallo. Sì, Varallo, come sapete, è una comunità dal punto di vista agricolo molto povera perché è montagna, quindi la gente ha sviluppato la sua creatività soprattutto nell'arte e in lavori, diciamo, di gessatura e di muratura all'estero, per cui hanno fatto, insomma, soldi all'estero e poi quando tornavano nei mesi invernali investivano nell'arte. C'erano molti artisti locali che lavoravano soprattutto per le chiese. A Varallo di chiese ce ne sono più di una decina in città. E qui il patrono è San Gaudenzio e lo vediamo nel polittico. Sì, è San Gaudenzio che è il patrono della diocesi e patrono anche di Varallo, primo vescovo, quindi Varallo, anche se è una delle comunità più lontane, diciamo, dal centro della diocesi, ha voluto mantenere questo legame dedicando la propria comunità, la propria chiesa principale, la collegiata, questa, dedicandola a lui. San Gaudenzio, ma poi c'è una forte fede per la Madonna Incoronata. Varallo è una città mariana, se guardiamo tante chiese sono ricche di affreschi dedicati alla Vergine Maria. Noi abbiamo avuto poi un autore importante, Gaudenzio Ferrari, abbiamo un oratorio importante, una cappella dove c'è un bellissimo affresco di una natività dove Maria è rappresentata insieme a Giuseppe, a Gesù e a degli angeli. La Madonna Incoronata è una Madonna che ha preso rilievo nella comunità di Varallo nel 1633. Epoca della peste, famosa peste manzoniana. All'epoca, nel 1633, eravamo sotto il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu molto colpito dalla peste, mentre la Valsesia fu preservata. Solo una comunità, ecco, in Alta Valle ebbe dei morti. E quindi il fatto che tutta la Valsesia, contrariamente al resto del Ducato di Milano, fosse salvata dalla peste, ha fatto in modo che questa Vergine Maria che fu invocata e che fu incoronata proprio per ringraziamento nel 1633, prendesse davvero spazio, rilievo nel cuore dei fedeli. Varallo, città mariana, quindi non dobbiamo dimenticare la chiesa della Madonna delle Grazie, anche lì con un bel affresco di Gaudenzio Ferrari. Sì, lì Gaudenzio Ferrari si è veramente espresso, ha dato il meglio di sé, c'è questa parete gaudenziana, proprio tutta una parete che racconta la storia di Gesù. La Madonna delle Grazie, lui ha terminato la parete nel 1513, quindi nell'epoca rinascimentale, mentre Michelangelo terminò la Cappella Sistina l'anno precedente. Ecco, quindi Gaudenzio Ferrari, che visitò Roma e visitò anche le opere di Michelangelo, poi lavorò qui a Varallo cercando davvero di portare il meglio che aveva anche conosciuto nella città dei Papi. E tutte le chiese di Varallo sono riunite in una parrocchia. La parrocchia è unica, però ci sono tante chiese, come dicevo, anche queste sono l'espressione della creatività, diciamo anche dell'indipendenza, se vogliamo, no? Dei parrocchiani, perché ogni quartiere, ogni rione aveva la sua chiesa dedicata ad un santo che proteggeva qualche volta anche le attività, diciamo, lavorative, no? C'era il protettore dei calzolai, il protettore dei conciatori, per cui appunto questi piccoli e grandi artisti varallesi si esprimevano nella realizzazione, diciamo, di queste chiese particolari. Con Paola Angeleri andiamo a scoprire il Palazzo dei Musei, che è un'altra eccellenza di Varallo.
Benvenuti, ci troviamo all'interno sì, di Palazzo dei Musei, che è un luogo nel quale potremmo dire si incontrano arte e natura. Si chiama così perché questo grande palazzo ospita due musei molto diversi tra loro per collezioni, un museo di storia naturale e una pinacoteca. Entrambi questi musei sono fondati nella seconda metà dell'Ottocento, il più antico è proprio il Museo di Storia Naturale, che è intitolato al suo fondatore, il sacerdote valsesiano Pietro Calderini. Nasce per accompagnare le esigenze didattiche delle scuole tecniche che si trovavano qui a Varallo, e in particolare avevano luogo proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo Palazzo dei Musei. Nasce come un museo naturalistico, ma le collezioni poi si ampliano ospitando anche reperti etnografici, archeologici e trasformando questo museo delle origini in una sorta di piccola Wunderkammer della Valsesia. Poi c'è la Pinacoteca, che nasce circa un ventennio più tardi, per diventare un luogo di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Oggi ha un percorso cronologico che racconta la ricchezza del patrimonio storico-artistico della Valsesia dal 400 fino alla prima metà del Novecento, nutrito sempre nei secoli dal grande cantiere del Sacro Monte di Varallo, oggi sito UNESCO, del quale peraltro la Pinacoteca espone alcune testimonianze tra le più antiche, sia in scultura che in pittura. Mi riferisco ad esempio al compianto ligneo cosiddetto della Pietra dell'Unzione, una testimonianza che proviene da una delle prime cappelle del Sacro Monte, già citate nell'atto di donazione del 1493, o ancora gli affreschi dell'antico sepolcro della Vergine che sono stati ricostruiti all'interno di una scatola che permette al visitatore un po' di vivere l'esperienza di entrare in questa antica cappella. Le prime sale ospitano poi le testimonianze dei grandi pittori valsesiani, da Gaudenzio Ferrari, autore del tramezzo di Santa Maria delle Grazie, ma anche delle prime cappelle del Sacromonte, a Tanzio da Varallo, con il quale facciamo ingresso nel 600 e le cui opere sono esposte nello spazio in cui adesso ci troviamo, quindi in questa grande sala. La Pinacoteca conserva testimonianze che provengono da tutto il territorio, potremmo dire che non c'è luogo della Valsesia in qualche modo che non è rappresentato nelle collezioni, ed è un museo che nasce anche per ospitare opere che nella loro collocazione originaria non era più possibile conservare in sicurezza, ad esempio il ciclo quattrocentesco di affreschi che proviene dalla chiesa di San Marco a Varallo, un piccolo palinsesto dell'arte in Valsesia del Cinquecento, che racconta storie e miracoli post mortem di questo santo, ma ancora il ciclo di Teleri seicentesco del pittore Pier Francesco Gianoli, un pittore valsesiano originario di Campertogno, e ancora molte altre testimonianze tra il 500 e il 700 che provengono da cappelle del Sacromonte che nel corso del tempo hanno mutato il loro aspetto oppure non ci sono più. Noi abbiamo presentato sinteticamente il Palazzo dei Musei, vogliamo chiudere con un invito? Un invito a visitare questo luogo che, come dicevo, riunisce arte e natura, quindi rappresenta sotto molti aspetti il territorio e la città di Varallo, e a venire a scoprire la sua ricchissima storia dal 400 fino all'800. Grazie a Paola Angeleri e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Varallo. E noi abbiamo percorso il centro storico di Varallo e abbiamo raggiunto la Casa Valsesiana, che è un luogo suggestivo. Adesso con lo chef Giorgio De Fabiani e Chiara Maccagnan andiamo a presentare le tipicità del territorio. Innanzitutto dobbiamo dire qualcosa su questo luogo, perché è veramente un luogo bellissimo. Un balcone su Varallo. Ebbene sì, siamo nel cuore della Valsesia.
È un territorio unico per appunto il suo patrimonio storico, culturale e anche appunto culinario. Questa tavolata racchiude un po' le unicità del, appunto, del territorio e delle primizie che ci invidiano anche in tanti. Partirei appunto dal pane a lievitazione naturale, pane di Fobello e pane di Civiasco, del Vulaiga e fermenti. Sono pani, in particolar modo questo di segale, che vanta una pasta madre che festeggia quest'anno i 32 anni, quindi solo farine biologiche e un'attenzione veramente alta la materia prima. Passiamo poi alla versante caseario, la Toma, che è il formaggio tipico della Valsesia, e con il loro burro, il taleggio, la mascarpa, la ricotta e il fraquette, che è un formaggio arricchito con le erbe, tra cui la saleggia, che è il timo di montagna, il timo selvatico, che troviamo anche in questo piatto. Il capretto è eseguito secondo questa ricetta centenaria di cui noi siamo appunto depositari, viene cotto come se fosse un lunghissimo risotto, accompagnato appunto dalla saleggia, che è il, appunto, il timo di montagna. Passerei ad illustrare poi altri due piatti: il cotechino, ovviamente non strano della nostra valle, con crema di topinambur e nostra mostarda di zucca, e poi un concentrato nel piccolo bollito misto, che racchiude appunto delle prelibatezze che poi troveremo più avanti, e qui si compone di vari elementi, quindi passiamo dal cotechino al sanguinaccio, la lingua, il cappello del prete, la gallina, arricchito il tutto dal nostro bagnetto verde, bagnetto rosso e chiaramente mostarda di zucca. Io presenterei questa, che è un'eccellenza di Varallo. Sì, è unicità proprio, è la miaccia, è un prodotto cotto con questo ferro, è molto semplice come ricetta, nel senso che è farina bianca, farina gialla, latte, uova e un pizzico di sale, e la si può accompagnare in varia maniera, quindi dal salato al dolce, è una presenza appunto costante anche in tutte le sagre. Presentiamo i primi? Certo. Allora, qui il primo c'è un richiamo alla ricotta, questi sono i nostri tortelli di ricotta appunto e borragine, e passerei poi anche all'altro piatto tipico appunto del territorio, che è la paniccia. Nel nostro caso una rivisitazione è un risotto, ma è tipico del periodo soprattutto del carnevale. Perché qui c'è un carnevale importante. Sì, molto molto sentito, ci sono appunto queste figure storiche, Marcantonio, la Cecca, e c'è una tradizione di cui Varallo è proprio una delle principali portavoci. E poi tra le ricette importanti abbiamo la signora del territorio. Ebbene sì, questo è un territorio di pesca, quindi ci sono tante anche persone che arrivano dall'altra parte del globo per pescare nel nostro pescoso fiume che è il Sesia. Quindi qui abbiamo appunto una trota che è stata cucinata secondo una ricetta tipica appunto del territorio, in maniera molto semplice, con il buon burro d'alpeggio e prezzemolo, una grande primizia. Poi presenterei i salumi. I salumi, sempre del nostro fornitore di Scopello. Qui sono proprio dei salumi tipici che tra l'altro vengono appunto impiegati anche nella preparazione della miaccia, perché il ferro, quando viene scaldato, viene passato nel grasso per poter poi accogliere il composto che poi verrà portato a cottura. Poi chiudiamo con il dolce principe del Piemonte. Ebbene sì, il classico appunto Bunette, dove l'amaretto e il cioccolato fanno da protagonista. Grazie a Chiara, grazie a Giorgio, e quindi noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Varallo. E adesso incontriamo Piera Mazzone, che è il direttore della Biblioteca Civica di Varallo. Io inizierei con una domanda. Ricostruiamo un po' sinteticamente la storia di Varallo. È un piacere parlare della storia di Varallo, perché è caratterizzata da un'autonomia fin dai primordi. Infatti non fu mai feudo, ma passò sotto il dominio del duca Giancaleazzo Sforza di Milano e ottenne dei privilegi. Questi privilegi hanno caratterizzato tutta la sua storia, erano privilegi che riguardavano soprattutto l'esenzione dai dazi sulle merci, quindi privilegi commerciali. Poi seguì le sorti del Ducato di Milano, passò sotto gli spagnoli, Carlo V, e ci furono delle rivolte perché i cittadini di Varallo e della Valsesia erano esasperati da questi soprusi. Nel 1707, passato sotto il dominio dei Savoia, arrivò il primo
pretore Sabaudo, Filippo Domenico Beraudo di Pralormo. Arriviamo a passi veloci alla Rivoluzione Francese. La Valsesia durante il periodo napoleonico fu divisa in due parti, quindi Repubblica Cisalpina e Regno d'Italia. Dopo la Rivoluzione Francese, Savoia, tutto ritornò come prima e Varallo ottenne il titolo di città, divenne anche provincia di Valsesia e il suo ruolo negli anni risorgimentali fu importante. E arriviamo poi all'Ottocento, che fu l'epoca di maggior splendore della Valsesia, perché si assistette a una rinascita urbanistica, economica, dal punto di vista artistico, sorsero le costruzioni che la caratterizzano maggiormente. Ricorderei alla fine il periodo resistenziale, perché la Valsesia ebbe un ruolo importantissimo, tanto che le fu conferita la medaglia d'oro al valor militare per il ruolo avuto durante la resistenza. E parte della storia l'abbiamo qui dentro, perché abbiamo dei libri importanti. Certo, questa biblioteca è nata con un nucleo storico importantissimo, che era quello della Biblioteca dei Francescani del Sacromonte, che furono requisiti dal Comune di Varallo. Il Comune di Varallo fondò appunto questa biblioteca, che ha due anime, l'anima di conservazione e l'anima della biblioteca pubblica, con un patrimonio librario che supera le 140.000 unità, con una sezione anche dedicata agli ipovedenti, che c'è stata finanziata dal Lions Club Valsesia. E c'è un libro importante. Il libro più importante, che non dovrebbe stare in biblioteca perché in realtà non è materiale bibliografico ma archivistico, è il nostro libro dei misteri, che oggi abbiamo disturbato e l'abbiamo tolto dalla cassaforte per mostrarvelo. E soprattutto conserviamo le guide, le più antiche guide del Sacromonte, quelle che ci raccontano la storia di questo complesso sacro sorto a due passi da Varallo, questa città ideale, fortemente voluta e realizzata prima con intento topomimetico e poi invece in conseguenze temporali. Il libro dei misteri di Galeazzo Alessi, l'archistar del Cinquecento, chiamato dai fabbricieri del Sacromonte e da Giacomo Dadda in particolare, che faceva parte del Senato di Milano, racconta un po' come doveva essere ampliato e dovevano essere realizzati un percorso fitto di cappelle, molto più fitto di quanto in realtà lo vediamo adesso. Ma che cos'è il puncetto? Il puncetto è il nostro vanto. Fa parte della cultura immateriale, sta facendo un suo cammino per diventare anche lui patrimonio immateriale dell'umanità. È un pizzo resistente, simmetrico, fatto con l'ago e il filo, che le nostre donne riuscivano a realizzare andando al pascolo oppure anche alla sera nelle stalle. E la sua caratteristica è proprio che veniva utilizzato per decorare il costume. E in biblioteca abbiamo proprio un patrimonio particolarissimo. Una maestra di puncetto ci ha regalato una serie di 12 raccoglitori con tutti gli esempi di puncetto, cioè tutti i punti, tutte le possibili realizzazioni. E Varallo è anche città della musica? Certo, Varallo è città della musica, da anni ormai ha sede un concorso di musica internazionale, ha diverse sezioni, violino, pianoforte, canto lirico. Questo concorso è gestito dall'Associazione Culturale Valsesia Musica, ma poi esiste anche una stagione musicale a Villa Durio, con concerti a cadenza pressoché settimanali. E poi abbiamo l'Alpà. E poi abbiamo la manifestazione che da sempre ci caratterizza su tutta la provincia di Vercelli e al di fuori, che richiama davvero migliaia di visitatori, che è l'Alpà durante il mese di luglio. Alpà vuol dire portare le bestie all'Alpe e quindi aveva un suo nucleo tradizionale con le attività tradizionali e artigianali della valle. Attorno si è sviluppato un nucleo culturale, ricreativo, musicale, commerciale che richiama migliaia davvero di persone. Grazie, e noi adesso andiamo a scoprire il Sacromonte di Varallo. Con gioia incontriamo Don Angelo Porzio, che è il rettore della Basilica del Sacromonte di Varallo. Presentiamo questo luogo che è il simbolo del Piemonte. Il Sacromonte nasce per l'intuizione di Fra Bernardino Caimi, che era stato custode in Terra Santa. Essendo diventato difficile recarsi sui luoghi santi, ha pensato di riprodurre questi luoghi, no? E ha iniziato riproducendo il sepolcro, dopo Nazareth, poi Betlemme, e qui abbiamo poi il Calvario
è in origine il cenacolo che poi è stato trasferito in questa cappella qui sotto il portico. L'idea iniziale sono i luoghi vengono popolati poi dalle immagini con la collaborazione del grande pittore Gaudenzio Ferrari e poi man mano si procede anche sotto l'impulso poi di San Carlo che venne qui nel 1571 e anziché soltanto i luoghi, i misteri della vita del Signore, come è scritto sull'arco, sul portale del Sacromonte, no? Quel distico attribuito a San Carlo, questa è la nuova Gerusalemme. Quindi chi viene a Sacromonte, venivano i pellegrini per vedere la vita del Signore. Poi si converge verso la Basilica, che presenta poi l'Assunzione di Maria, quindi con il Paradiso, e nello scurolo la venerazione di un'antica statua della Madonna Dormiente, portata qui da padre Bernardino Caime secondo la tradizione, venerata già nella chiesa antica, posta nello scurolo della Basilica. Basilica iniziata nel 1614 e terminata oltre la metà del Settecento. Senz'altro uno dei luoghi di maggiore raccoglimento è la crocifissione. Ah, certamente, lì è il culmine del cammino del Sacromonte. Arrivi lì e lì è il culmine. Nel passato si poteva entrare direttamente nella cappella, c'era una cancellata, ancora il Papa San Giovanni Paolo II ha pregato dentro nel Calvario. Poi per diversi motivi adesso non si può più accedere all'interno se non eccezionalmente come nel vostro caso. Quante sono le cappelle in totale? Le cappelle sono 45, culmina con la basilica, ma si è considerata cappella anche la fontana qui che rappresenta la resurrezione. Ai piedi del Salvatore ci sono 5 zampilli e sono le piaghe gloriose e da sempre la gente di Varallo ritiene che quell'acqua è sempre benedetta perché è l'acqua che sgorga dalle piaghe del Salvatore. Questo è il Sacromonte più antico del Piemonte. È il primo, perché 1491 termina la costruzione del sepolcro e poi sull'esempio di questo sorgono poi gli altri. Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito? Venite a Sacromonte, venite mettendo insieme il desiderio di vedere questa meraviglia con il desiderio anche di contemplare quello che è i misteri del Signore, che è il messaggio iniziale e fondamentale del Sacromonte. Grazie a Don Angelo e quindi Varallo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. Buone passeggiate a Varallo, città del Sacromonte. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.